Bene, sindaco, sabato sarà una giornata difficile a Roma, celebrazioni a Roma, ma a Napoli c'era, quindi Napoli c'è il sole. Allora, perché celebrare i 60 anni della Comunità Europea e soprattutto come rilanciarla? Mi interessa soprattutto la seconda parte della sua domanda. L'Europa in questo momento si trova in un momento di grandissima crisi, quindi noi abbiamo tre vie davanti. Una è il proseguire sull'Europa di questi anni che si va a festeggiare e che è un'Europa che ha fatto sicuramente delle cose buone, ma che ultimamente sta presentando tutte le sue crepe. C'è l'Europa dei liberismi, delle oligarchie, delle lobby, delle disuguaglianze, l'Europa che non ha politica estera, non ha una politica della difesa, non affronta il tema della migrazione, l'Europa delle dichiarazioni di oggi, vergognose, del presidente dell'Eurogruppo nei confronti dei paesi del sud Europa. Poi c'è l'Europa che è l'effetto collaterale di questa Europa, di Le Pen, dell'Ungheria, delle mura dei Calais, dei Salvini, quindi l'Europa degli egoismi, dei nazionalismi, che può essere anche l'Europa dei nuovi fascismi. Poi c'è l'Europa che altri provano a costruire, secondo me è questa la strada su cui impegnarci, e noi ci stiamo impegnando, e che è l'Europa dei popoli e dei diritti, che oltre che a interloquire con gli stati sta creando reti di città in Europa e reti e convergenze tra movimenti, associazioni, comitati ed esperienze di difesa dei beni comuni nell'Europa. Io credo che c'è bisogno di Europa, anzi mai come in questo momento c'è bisogno di un'Europa forte, però forte soprattutto nella giustizia sociale, nell'uguaglianza, nella solidarietà, nei diritti, in una politica di sicurezza, una politica di difesa, in una politica internazionale. Io credo che questa Europa forte, che sa guardare anche alla Russia, quindi dal Portogallo alla Russia, potrebbe essere anche un'Europa che ha un'interlocuzione importante con l'America di Trump, che certamente è qualcosa che ulteriormente preoccupa. È un'Europa che deve scegliere tra avere una propria politica o essere ancora subalterna alla NATO, è un'Europa che deve scegliere cosa fare con la Turchia. Insomma, stiamo a un passaggio, secondo me, molto delicato, quindi più che festeggiare, secondo me c'è da impegnarsi e da lottare per cambiare l'Europa, perché un'altra Europa secondo me è possibile.